Oggi, dopo aver trattato il matto, il mago o bagatto, la papessa, l'imperatrice e l'imperatore, ci occupiamo del quinto arcano, che è appunto la carta del Papa. Questa prima rappresentazione che vedete è la raffigurazione nei tarocchi junghiani di Wang, di Robert Wang. L'analisi primaria da cui io parto, come suggerisce anche giustamente Jodorowsky, è un'analisi che tenga conto dei dati specifici presenti e disegnati sulla carta stessa. Noi sappiamo che è importante per analizzare i significati specifici di ogni arcano tenere conto dell'aspetto cromatico, quindi dei colori, dell'aspetto numerologico, quindi il grado, il numero dell'arcano, e poi successivamente chiaramente dei personaggi che vi sono raffigurati, miti e leggende ad essi collegate, eccetera. Però in realtà effettivamente l'analisi cromatica è fondamentale. Ad esempio, in questo caso, per distinguere il Papa dall'imperatore. Vi ricordate che nel video precedente, nella carta dell'imperatore, era fortemente presente, il colore rosso in varie sfumature, più o meno scure. Sappiamo che il colore rosso rappresenta tutto ciò che è la materia. Tutto ciò che è la carnalità, tutto ciò che è l'attaccamento alla terra, al basso. Notiamo invece che nella carta del Papa effettivamente il colore prevalente è il colore blu, azzurro e il verde. Noi sappiamo, come vi avevo anche già anticipato precedentemente, che il blu e l'azzurro rappresentano la ricettività verso le forze celesti, l'attaccamento al padre, ma padre divino, al Dio creatore. Quindi in questa carta, nello specifico, si dà molta importanza a quello che è l'aspetto spirituale di questo personaggio. Inoltre abbiamo visto che è presente il verde chiaro in particolare, che rappresenta appunto la natura, ma pur sempre unita alle forze celesti. Quindi attaccamento alla madre terra, ma mai disgiunto da quello che è il ritorno alla propria natura, ossia una natura fortemente spirituale. Tutto all'interno di questa carta è intrisa di spiritualità, di saggezza. Guardate ad esempio la postura del Papa, che è una postura molto ferma, orgogliosa, guarda dritto davanti a sé. Il Papa non sembra temere nulla. E questa grande consapevolezza gli deriva dalla grande saggezza che possiede dentro di sé come dono prezioso. Guardate anche il sole che c'è sopra la sua testa, ben in alto, un sole che con i suoi raggi crea luminosità, crea chiarezza, crea purezza, quindi contribuisce a dare quel senso di celestialità di cui la figura del Papa è assolutamente ricca. Ma questo senso di purezza, di moralità, di profondità mentale e morale viene ulteriormente sottolineata dalla veste del Papa, che è bianca. Noi sappiamo che il bianco rappresenta per eccellenza appunto l'estasi, l'immortalità, la purezza. Soffermiamoci poi anche su quello che il Papa ha in mano a sé, ossia due emblemi del cielo e della terra. Nella mano sinistra il cielo e nella mano destra la terra. Nella mano sinistra tutto ciò che rappresenta l'alto, nella mano destra tutto ciò che rappresenta il basso, la materia.
Il Papa rappresenta proprio il punto di incontro tra questi due opposti, tra cielo e terra, tra tutto ciò che è destra e sinistra, tra alto e basso, tra spirituale e carnale. Il Papa ci fa capire che i due poli, che possono sembrare opposti e incomunicabili, invece nella sua figura trovano pieno accoglimento. Grazie alla sua enorme saggezza. Il Papa fa da ponte, permette di andare oltre, di andare verso l'alto. Vedete che le mani sono rivolte verso il cielo, non verso la terra. Il suo sguardo è dritto davanti a sé, non guarda in basso, poiché tutto ciò che lui ha dentro di sé, tutto ciò che lui trasmette, gli proviene dall'alto, quindi dal cielo, quindi dalla sua profonda spiritualità e saggezza, poiché tutto ciò che egli trasmette a noi proviene dalla sua profonda conoscenza di quelle che sono le regole, di quella che è la moralità. Il Papa è garante dell'onestà e della legalità, della chiarezza e della pace, della serietà e della fedeltà. Quindi il Papa permette a noi di conoscere determinate regole grazie al fatto che egli stesso le abbia apprese e introiettate nei suoi momenti di riflessione e nella sua profonda devozione al divino, a tutto ciò che è spirituale. Egli conosce le leggi e ne diventa garante proprio perché a sua volta gli sono state trasmesse. Egli insegna perché gli è stato insegnato nei suoi momenti di ritiro. Perché il Papa rappresenta anche l'immobilità, anche la riflessione che conduce al sapere, alla consapevolezza. Queste sono le parole chiave che identifica Jung per quanto riguarda la carta del Papa. Il Papa si appoggia su una croce tre fax, quindi a tre livelli, e poi spiegherò bene con i tarocchi di Marsiglia e Jodorowsky che cosa rappresentano quei tre livelli. Le due colonne si elevano sulla destra come legge, sulla sinistra come libertà. Ecco, anche in questo caso abbiamo di nuovo la dicotomia tra mano destra e mano sinistra, tra parte destra e parte sinistra. Come nei tarocchi junghiani di Wang, nella parte sinistra, nella mano sinistra, noi avevamo appunto tutto ciò che rappresenta il cielo, quindi lo spirito, quindi l'immensa libertà della profondità di uno spirito, del pensiero. Mentre nella parte sinistra, quindi sulla mano sinistra, abbiamo invece tutto ciò che rappresenta la caducità dell'essere umano, la materia. La legge, ecco di nuovo che ritorna il concetto di legalità, di moralità, di cui il Papa si fa appunto garante. Quindi nel Papa viene nuovamente ribadita questa posizione di intermediario, di giusto mezzo tra tutto ciò che è corpo e tutto ciò che è spirito, tra tutto ciò che è materia e tutto ciò che è invece la spiritualità. Due uomini si inginocchiano davanti a lui, uno è rosso, l'altro è nero. Spesso in quasi tutti i tarocchi, mazzi vari di arcani, il Papa è rappresentato sempre come questa figura autorevole, pastorale, con due persone davanti a sé, dove il rosso rappresenta il regno animale e il nero rappresenta proprio il magma creativo, il caos, le pulsioni che fanno regredire la spiritualità umana. Ed è proprio di fronte a questi due individui che il Papa svolge la sua azione di pacificatore, poiché il Papa appunto è colui nel quale gli opposti trovano conciliazione. È colui che riesce a creare un equilibrio grazie alla sua saggezza. È colui che riesce a fare chiarezza attraverso i propri consigli, mettendo
un freno al caos pulsionale dentro ciascuno di noi. È colui che sa fare da mediatore proprio perché conosce le regole, conosce le leggi del buon costume, perché è colui che conosce tutto ciò che significa, lo abbiamo detto, onestà, legalità, conformità, buon vivere, serietà. Altre parole chiave sono volontà, chiaramente religione, fato, sé, quindi tutto ciò che rappresenta il ragionamento razionale e cosciente dell'individuo a se stesso, centro. Proprio perché appunto il Papa rappresenta quel punto di incontro che permette al cielo e alla terra di incontrarsi. Questa invece è la raffigurazione del Papa nei tarocchi di Marsiglia. Partiamo anche qui da un dato importante, ossia dal numero, dal grado che contraddistingue questa carta. Il Papa è la carta di grado 5, ossia è la stabilità del 4 che si apre a un nuovo punto di vista, che tende verso il cielo. Di conseguenza, il Papa rappresenta colui che getta un ponte, un passaggio, una transizione tra i due mondi, tra il mondo terreno e il mondo celeste, spirituale. Egli è un intermediario tra il quadrato della terra e quell'elemento in più che porta il quadrato verso il cielo, per ampliarne l'orizzonte. Nel Papa viene conciliato l'antagonismo tra materialismo e spiritualità, tra concreto e ideale. Jodorowsky, ad esempio, parla del rapporto tra imperatore e papa come quello tra un capo di stato ottuso, che è l'imperatore, che ascolta il proprio consigliere più saggio, ossia il papa. Nel momento in cui un individuo perde fiducia nella propria interiorità, nelle proprie regole, nella propria moralità, nel proprio mondo spirituale, ricade nel grado 4 e di conseguenza arretra e si arrocca nelle posizioni del passato e del mero materialismo. Ma essendo un ponte, è chiaro che il Papa, nella sua azione di maestro, è ricettivo e attivo sia verso l'alto che ovviamente verso il basso, perché tutto ciò che riceve dall'alto lui poi lo trasmette a coloro che ha sotto di sé, ai suoi discepoli. Ad esempio, trasmette le preghiere delle divinità ai propri allievi, unendo così cielo e terra. Quindi, come ho già detto anche prima, rappresenta il punto di incontro di tutti gli opposti che in lui circolano e comunicano tranquillamente. Quindi il Papa è un gran maestro, è un iniziatore, è una guida, è colui che ci indica un obiettivo nella vita. Jodorowsky fa notare che il pastorale è a tre livelli, quello di cui vi parlavo prima. Quali sono questi tre livelli? Sono la materia, il sesso e le emozioni. E vengono soggiogate da cosa? Dal proprio intelletto che le trasforma in unità. Difatti, il pastorale è giallo. Il giallo abbiamo detto che rappresenta la razionalità, che riesce a domare materia, sesso ed emozioni. Chiaramente, però, il Papa, per arrivare a un tale livello di saggezza, come dicevo prima, ha dovuto sicuramente passare un momento di grande concentrazione su se stesso, di ritiro, ha compiuto un immenso lavoro su se stesso, quindi rappresenta anche una persona fortemente matura. Il suo agire però è disinteressato. I suoi aiuti e i suoi consigli sono preziosissimi, ma rappresentano un aiuto che proviene dalla volontà di aiutare gli altri senza alcun tornaconto. Difatti, la mano che sostiene il pastorale è all'interno di un guanto azzurro, perciò il suo potere, la sua capacità di
di consigliere è una capacità assolutamente disinteressata e che vede nello spirito e nella sua profonda saggezza, bontà e spiritualità l'unico vero obiettivo. Notate invece come l'altra mano, la mano destra, proprio come nella differenza tra destra e sinistra dei tarocchi junghiani di Wang, ebbene la mano destra in questo caso è di color rosa carne, che quindi rappresenta, abbiamo detto, tutto ciò che è assolutamente umano, tutto ciò che è carnale, tutto ciò che è materiale. Quindi nuovamente anche in questi tarocchi di Marsiglia abbiamo questa forma di dicotomia tra cielo e terra, corpo e spirito, tra mano destra e mano sinistra. I suoi capelli sono bianchi e lo abbiamo anche già detto prima, il bianco è il colore della purezza. Ma i due nastri rossi che ha rivelano che si tratta in realtà di una purezza di tipo attiva. Anche una parte della sua barba è bianca, mentre il resto ha un colore azzurro, come per stare ad indicare che la parola del Papa è qualcosa di puro, ma che viene ricevuto, la parte azzurra infatti è attorno alla bocca, dall'alto. Quindi viene ribadito di nuovo il contatto che ha con la spiritualità che gli permette di apprendere e a sua volta di insegnare ciò che lui ha appreso. Il Papa però in questo caso appare anche silenzioso perché rappresenta un maestro, un profeta che non può trasmettere tutto. In quello che lui insegna rimane sempre una parte di segreto, qualcosa che non si può dire. Vedete che di fronte a sé ha due discepoli, abbiamo detto che questa è la rappresentazione solita del Papa. E notiamo anche, come fa anche notare Jodorowsky, che è la prima carta della serie decimale in cui un personaggio non è da solo. Prima abbiamo visto l'imperatore, l'imperatrice, la papessa, il bagatto, il matto, erano soli o al massimo accompagnati da animali o simboli. Ma il Papa non può esistere senza i propri discepoli. È insito nel suo ruolo di insegnante, di guida, che debba per forza avere dei discepoli, nel suo ruolo di ponte tra lo spirito e tutto ciò che è la materia. Quindi, in una stesa, il Papa può rappresentare un maestro, una guida, un professore, una figura paterna idealizzata, per cui, ad esempio, i due ragazzi sarebbero i suoi figli, un uomo sposato o addirittura un santo. Può rappresentare anche un'unione, un matrimonio, quindi tutto ciò che è ufficiale. Può essere tranquillamente il Papa, il Pontefice, ma anche il Papa però ha degli aspetti negativi. Come tutti gli arcani, ha anche un aspetto oscuro, perché il Papa può anche essere un guru avido, ad esempio, di ricchezze, quindi non farlo in maniera disinteressata. Può essere il padre padrone che costringe i propri figli a certe regole. Può essere il maestro ingiusto, la persona ipocrita, il moralista, il perverso. Quindi anche il Papa, come tutti gli arcani, ha il suo lato oscuro. Quindi può essere anche una persona che ha una profonda ansia di potere, una persona un po' troppo chiusa, una persona che in realtà non conosce il senso del perdono. Un individuo rancoroso, privo di scrupoli, che ha idee poco chiare o poco pulite, può rappresentare il contrario della moralità, ossia l'immoralità. Può rappresentare dei segreti taciuti e che possono arrecare danni. Può rappresentare un individuo non fedele, bensì impegnato, ma in cerca di avventure. Quindi una persona assolutamente priva di equilibrio. Possiamo dire però che il Papa si possa differenziare dalla papessa perché,
D'accordo, entrambi rappresentano la conoscenza, ma mentre la papessa la trattiene per sé come segreto, il papa invece la elargisce ai suoi discepoli, la comunica, la presenta in pubblico, proprio perché fa da tramite, da ponte tra Dio e la moltitudine. Come dicevo all'inizio, comunque il papa è innanzitutto un mediatore di se stesso, perché ha dovuto comunque fare un lavoro lungo e importante anche all'interno di sé, tra la propria natura spirituale e la propria umanità e carnalità più istintiva. Egli ha scelto di rivolgersi principalmente verso la spiritualità, ma ha dovuto comunque, attraverso un importante lavoro su se stesso, cercare di mediare questi opposti, primariamente dentro se stesso. Opposti che, vi ripeto, sembrano apparenti, ma in realtà possono essere nella sua figura assolutamente conciliati. Ma come dice anche Jodorowsky, nel Papa esiste lo stesso ordine che c'è nell'universo. Il Papa, infatti, ama la pace, ama l'equilibrio. Il Papa non sopporta le liti. Il Papa vuole lenire il dolore, le pene, le ferite. Vuole aiutare per permetterci di lasciare le nostre ferite, i nostri problemi, i nostri dolori alle spalle, per fare in modo che diventino elemento della nostra riflessione e che ci permettano di aggiungere punti alla nostra spiritualità. Perché il Papa, anche dal dolore, ha tratto insegnamento, ed è questo quello che lui vuole trasmettere a noi. Il Papa dunque ha pacificato i suoi desideri. Difatti, spesso in una stesa, il Papa rappresenta un'unione sicuramente ufficiale, ma dove non brilla l'aspetto sessuale, ma forse di più l'aspetto spirituale tra i due coniugi. Il Papa infatti di solito rappresenta delle coppie consolidate, gestite in comune accordo, nelle quali c'è fiducia, c'è tradizione, c'è rispetto per le istituzioni, per delle regole che sono impegnative e forse anche un po' datate, ma che comunque garantiscono fedeltà, ottimi risultati, onestà, conformità alle regole. Il Papa dunque, con questo lavoro importante che ha dovuto fare primariamente su se stesso, rappresenta anche in una stesa tutti coloro che sono riusciti ad arrivare all'apice della propria carriera, ma ottenuta dopo un lungo lavoro, onesto e senza alcuna scorciatoia, senza aver mai agito avventatamente, ma seguendo sempre ciò che si è appreso. Ecco, queste sono le parole chiave che Jodorowsky identifica per quanto riguarda il Papa. Lo abbiamo già ripetuto: la saggezza, il guidare, la comunicazione, l'insegnamento, la verticalità dall'alto al basso e viceversa, il progetto mediatore, fede chiaramente, maestro, esempio, ponte, sposare, potere spirituale e santità. Alcune interpretazioni tradizionali di questa carta in una stesa sono, lo abbiamo già detto, maestro, professore, uomo sposato. Generalmente il Papa è sempre un uomo sposato, uomo spirituale, matrimonio, unione, anche se abbiamo detto un'unione che potrebbe essere un po' più freddina rispetto a quello che magari ci si possa aspettare. Sacerdote, guru, sincero, o fasullo nell'accezione negativa, avaro nell'accezione sicuramente negativa, dogma religioso, unione tra cielo e terra, lo abbiamo già ripetuto più volte, indicare la via, vincolo, padronanza di sé. Lo abbiamo detto che il Papa innanzitutto ha domato prima di tutto le proprie forze istintuali. Larghezza di vedute, chiaramente. Emergere di un nuovo ideale, abbiamo detto la spinta del quadrato verso l'alto, tutelare
tutti i mezzi di comunicazione, intermediario, desiderio di comunicare, che abbiamo detto è un desiderio assolutamente senza nessuno scopo di lucro sicuramente, nuova comunicazione, rivelazione dei segreti, spesso ad esempio quando il Papa viene fuori in una stesa per quanto riguarda un rapporto extraconiugale, può significare che la storia venga ufficializzata e venga vissuta alla luce del sole. Padre di fronte ai suoi figli, guida spirituale, benedizione, ma anche messa in discussione di fede e dogma, quando l'individuo vuole liberarsi da pensieri e aspettative altrui che non hanno mai corrisposto i propri desideri e si è sentito ingabbiata. Questa è la solita carrellata che vi faccio dell'arcano in questione con i miei mazzi principali. Allora, partiamo come sempre dai tarocchi delle opposizioni. Vedete che in questo caso il Papa viene rappresentato un po' come anche nei tarocchi di Marsiglia, quindi e nei tarocchi junghiani, comodamente seduto, con questa posizione direi piuttosto benevola, questo viso comunque sorridente. Ecco qui, vedete il pastorale con questi tre livelli, quindi assolutamente presente anche qui. E nella accezione negativa invece si può notare subito una differenza. Lo sguardo qui è rivolto verso di noi, dritto davanti a sé, mentre nella accezione negativa è rivolto in basso. Quindi è come se il Papa in questo momento non avesse più fiducia nelle forze spirituali dalle quali ha appreso tutti i suoi insegnamenti. È come se fosse arretrato verso una posizione più temporale, più materialista, come dicevamo prima, no? Quando il grado 5 arretra al grado 4. Quindi non ha più questa espressione così simpatica e allegra e, come vedete, non ha neanche più questa parte alta del suo abbigliamento di colore bianco, che in questo caso rappresenta la purezza. Nella accezione negativa, guardate, è tutto rosso, anzi un bel rosso porpora, quindi è come se la materialità, l'impudicizia fossero calate sulla persona del Papa. Quindi la differenza direi che si vede particolarmente. Guardate anche il copricapo, qui è di un colore chiaro, qui è decisamente un colore molto più scuro. Qui appare senza barba, con il suo bel viso allegro, qui invece con questa barba oscura. Guardate anche dietro di sé, qui il cielo è completamente azzurro, rappresentando quindi la serenità e la purezza dell'individuo saggio e sicuro di sé. In questo caso invece c'è l'oscurità, quindi è decisamente calata l'oscurità. Questo per quanto riguarda i tarocchi delle opposizioni. Per quanto riguarda i tarocchi della luce, che hanno un aspetto sicuramente molto più moderno ma non meno significativo, ecco che cosa c'è di importante: questa scala, quindi il collegamento tra la vita terrena e lo spirito, gli insegnamenti, la moralità, tutto ciò che proviene dal suo rapporto con il divino, la conoscenza profonda delle regole, della moralità, della tradizione. E vedete che anche qui, nell'accezione positiva, ha assolutamente lo stesso sorriso pacifico e tranquillo di chi vive appunto nella consapevolezza di essere una persona profondamente pulita dentro e di trasmettere altrettanti consigli. Il pastorale qui è disegnato con sempre il solito discorso dei tre livelli. Per quanto riguarda invece i viceversa tarot, di nuovo abbiamo il Papa
con questi due ragazzi davanti, come nel caso dei tarocchi di Marsiglia, mentre invece qui erano da soli. Sempre il solito pastorale con i tre livelli, ormai abbiamo capito che generalmente è un elemento molto importante, ma lo abbiamo visto anche dai significati. Anche qui di nuovo la mano rivolta verso il cielo, poiché la sua benedizione, questo è un segno di benedizione che c'è anche nei tarocchi di Marsiglia, rappresenta appunto il ricevere questa benedizione che viene autorizzata dall'alto. Questi due giovani sono intenti, vedete, nello studiare e con questa luce nell'avere chiarezza, nell'illuminare una vita che può diventare oscura senza una guida. Guardate anche alle spalle, quindi con questa versione retro, diciamo, del Papa, stessa identica cosa. L'ambiente esterno risulta comunque sereno, con qualche nuvola, ma che non ammette nessuna forma di preoccupazione. Gli opposti, vedete, le due parti di una stessa mela che poi riescono ad arrivare ad essere parte di un unicum, quindi di un tutto. La purezza di questo bambino che apprende, che poi diventando eventualmente adulto riesce poi a seguire la via corretta perché ha le chiavi per potersi comportare nella maniera più giusta. Quindi vedete che la rappresentazione dei viceversa tarot è grosso modo similare, forse con qualche dettaglio in più. Per quanto riguarda i miei amati African American Tarot, anche qui il Papa è rappresentato in modo molto semplice. Di nuovo vedete la mano rivolta verso l'alto come segnale, che le informazioni e tutti i nostri insegnamenti ci provengono dalla nostra spiritualità, dal nostro profondo senso del divino. Lui guarda verso l'alto. Informazioni, regole che poi vengono calate verso il basso in questa struttura verticale che è appunto il suo bastone. E notate che c'è tutto il regno praticamente animale, no? Attorno al Papa, come se stessero per ascoltare quelli che sono i suoi consigli, i suoi insegnamenti che egli trae direttamente dalle sfere celesti, dal divino, dalla sua profonda saggezza. Nei Pagan Tarot, ecco qui la figura del Papa. Rappresentate ovviamente in maniera un po' diversa, nel senso che qui abbiamo questa scena che ricorda appunto il bruciare libri, bruciare tutte quelle che sono le regole dogmatiche scritte che possono soffocare un individuo. Vi ricordate che uno dei significati del Papa è proprio quello di liberarsi anche da insegnamenti che in qualche modo sono risultati malamente vincolanti. Ok? Quindi tutto ciò che noi abbiamo insegnato può diventare o una chiave per vivere bene e condurre la nostra vita nella regolarità, oppure un qualcosa di estremamente soffocante dalla quale invece ci si deve assolutamente liberare. Nei Gay Tarot abbiamo una rappresentazione molto più dolce, secondo me, del Papa come di questo sacerdote che sta officiando un matrimonio tra due persone che chiaramente si amano. E sappiamo che uno dei significati principali del Papa è proprio l'unione, l'unione tra due persone. Un'unione più spirituale, abbiamo detto, piuttosto che carnale, ma comunque pur sempre un'unione. Il Papa solitamente, quando appunto esce nelle stese, lo abbiamo detto, può rappresentare. Anzi, direi che quasi sempre rappresenta un uomo sposato. Quindi in questo c'è proprio il massimo della rappresentazione dell'unione e del rapporto d'amore tra due individui. Questa è la rappresentazione del Papa nei principali mazzi tarologici che io utilizzo. Poi chiaramente nelle varie estese, man mano e con altri mazzi, nel caso in cui venga estratto, chiaramente darò la spiegazione del caso.